Cos'è che è impossibile? Impossibile è qualcosa che si dichiara tale fino a che non si avvera e non succede. Esiste l'impossibile continuamente, smentito poi dalla sua inesorabile possibilità. Anzi, quando l'impossibile finisce di essere impossibile e diventa evidenza, ecco che non si può che risalire al pensiero che doveva proprio succedere così, che quell'impossibile fosse proprio inesorabile e che stesse aspettando sopra un pendio di poter crollare verso il suo destino. Qui, in questa storia, succede l'impossibile. Due che non si frequentano da anni, uno dei due ha denunciato l'altro e gli ha fatto scontare decenni di prigione. Ecco che succede che si rincontrano. È una coincidenza, è una premeditazione. Questo non è importante perché questa non è una storia gialla, non ha un meccanismo a orologeria che deve arrivare a uno come voleva si dimostrare a un finale. È una condizione continua della nostra vita quotidiana, assediata da coincidenze che sembrano inverosimili, di gran parte di queste coincidenze non ci si accorge. Esiste continuamente l'avvento dell'impossibile nelle nostre vite, ma in questo caso, trattandosi di un grave incidente in montagna, ecco che il magistrato non crede che si tratti di questo. Pretende di risalire a una intenzione, a un disegno. E così intavola con il suo imputato una discussione, un dibattito, che all'inizio è un dibattito di un inquirente che domanda, fa domande per avere conferma della sua ipotesi di reato, domande che chiedono di confermare quello che lui crede di sapere già. E poi lentamente questo interrogatorio si trasforma in un dialogo tra un uomo giovane, un magistrato, e un uomo anziano, uno che ha scontato tanto tempo in galera per motivi rivoluzionari, un dialogo in cui vengono fuori le ragioni, i sentimenti, le sole giustificazioni che portano un essere umano a impegnare la propria vita in maniera definitiva. In mezzo ci sono delle lettere d'amore che non c'entrano proprio niente con la storia. Sono lettere d'amore che l'imputato in stato di isolamento scrive alla sua compagna lontana. In queste lettere d'amore racconta il suo versante, il suo altro versante, il suo versante della vita, cominciata da quando ha incontrato lei. E anche questo genere di amori rientra nella categoria dell'impossibile.